Ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi mostrerò come realizzare una torta con crema pasticcera e frutta. Per prima cosa, chiaramente ci serve la pasta frolla. La prima cosa che dovremo andare a fare è stendere per bene la pasta, e chiaramente mettendo anche della farina sotto il vostro piano per farla aderire meglio. Quindi uscite anche qui. Una volta stesa la pasta, dovete, diciamo, ricavarci in un certo senso la torta, diciamo così. Prendete quello che avete fatto, mettetelo così, facendo molta attenzione, mi raccomando, non dovete rompere. Cerchiamo di ragionare. Come potete vedere, questa parte è più lunga rispetto a questa, e quindi io la vado semplicemente a tagliare. Poi andiamo a mettere in forno. Mentre la torta, diciamo, cioè meglio il fondo, si raffredda, voi ne potete approfittare per tagliare la frutta. Nel mio caso io ho scelto le banane e le fragole. Le banane non sono neanche proprio mature mature, però queste si trovano, di questi tempi ci si deve accontentare, diciamo così, visto che almeno nella mia città è un casino. Quindi si taglia, diciamo, in questo modo, e fate la stessa cosa anche con le fragole. Adesso con una siringa, come potete vedere, nel frattempo la base, diciamo così, l'ho messa in un altro cilindro, quindi sta qua dentro, anche se voi non lo vedete, andiamo a ricoprire, diciamo, dopo aver ricoperto per bene. Andiamo praticamente a mettere, posizionare, diciamo, dopo aver messo, diciamo, questa prima pasticcera, la frutta come volete voi. E infine ci andiamo a mettere sulla gelatina. Finito, il risultato sarà così. Dopo
Adesso prendiamo la nostra torta e la mettiamo nel frigorifero e aspettate 3 ore prima di fornire. Se il video vi è piaciuto, scrivetemelo qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.